Sì, d'accordo Paolo, ma comunque se la Lazio ha messo a sicuro il risultato in 3 minuti nel primo tempo, dal 40esimo al 43esimo, prima con un gol di Greco in mezza girata, poi con un rigore trasformato da Citterio. Poi il Varese un po' rinunciatario, bisogna dire, nel primo tempo, ha messo paura la Lazio accorciando la distanza al 33esimo con Tressoldi e poi aggirandosi vicino alla porta laziale con una punizione all'ultimo minuto che ha fatto tremare i pochi sporadici tifosi biancazzurri. Continua così la serie positiva di questa Lazio, intanto vedo le immagini. Si tratta del 40esimo del primo tempo, c'è un corner, vedete, riprende la palla poi tra poco Sanguin che ha battuto il corner, rimette al centro, pasticcia la difesa dei Lombardi e mezza girata Greco mette a segno la prima rete. Molto bello questo gol, anche se solo davanti al portiere. Dovremmo vedere ora la seconda rete della Lazio. Dopo 3 minuti ci sarà un lancio di Citterio per Bigon, ecco l'azione laziale che si snoda ora sul centro, si apre alla sinistra Viola. Bigon, vedete, è stato agganciato da Cicilli, per Rosario Robello non ci sono dubbi, è rigore, batte Citterio, gli suppone il valido Rigamonti che para, ma poi la palla arriva sempre i piedi del terzino laziale che mette a segno 2-0. Con questo vantaggio la Lazio si presenta alla ripresa abbastanza tranquilla, ma ora vedremo l'azione del Varese. Cecilli che resiste molto bene a una carica di Manzoni, mette al centro e Tressoldi dal dischetto di rigore da 12 metri circa mette a segno l'unico gol del Varese. Ancora l'azione dei Lombardi che si sono prodigati molto bene. Qui c'è un palo colpito da Lazio, lungo lancio di Citterio per Greco che scatta molto bene, si allunga la palla, entra in area e poi di sinistro colpisce il pieno palo. Una vittoria tutto sommato meritata, la Lazio che continua, dicevo, a vincere, non perde dai tempi della Coppa Italia, dell'amichevole, serie positiva, quindi la squadra di Castagnè sta dimostrando di aver acquisito la mentalità per giocare in Serie B. Ed è tutto a te Paolo Valenti.